Grallatte del gruppo Granarolo tra i protagonisti del convegno organizzato da DSS Plus sulla resilienza agroalimentare. Tra i rischi della produzione primaria c'è il cambiamento climatico e l'allevamento ne subisce i danni come tutta l'agricoltura. Ma il settore della zootecnia è troppo spesso messo sul banco degli imputati, mentre da tempo, soprattutto in Italia, è parte attiva per cercare soluzioni. Come si pone il mondo della zootecnia di fronte soprattutto alla questione del climate change? Innanzitutto tengo a precisare che i primi soggetti ad avere delle complicazioni del cambiamento climatico sono sicuramente gli agricoltori e gli allevatori. Siamo una cooperativa che raccoglie latte in tutta Italia, pensiamo che oggi al sud si fa fatica a fare i foraggi per la siccità, a nord Italia si fa fatica a raccogliere i foraggi per la troppa acqua e a seminare i terreni. Quindi questo per sottolineare appunto che il cambiamento climatico crea dei gravi danni agli agricoltori e agli allevatori. E da un lato in realtà parte dell'opinione pubblica imputa agli agricoltori e agli allevatori una certa responsabilità per il cambiamento climatico. Tutte le attività antropiche hanno delle emissioni, però di fatto, diciamo così, secondo noi la zootecnia e l'agricoltura è in maniera minore rispetto a quanto gli viene imputato. Tanto è vero che noi come gruppo è da tempo che abbiamo misurato l'impatto ambientale in capo alle stalle, abbiamo misurato che le nostre stalle emettono 1,5 kg di CO2 per chilo di latte prodotto, che è ben al di sotto della media europea e mondiale. Il progetto che abbiamo a tendere è quello di andare a ridurre sicuramente, perché anche noi abbiamo una responsabilità minore rispetto a quella che ci viene imputata, però abbiamo anche noi il dovere, insomma, di andare in questa direzione, calmierare appunto l'impatto ambientale. E i nostri progetti appunto sono delle nuove tecnologie che riescono a ridurre poi l'impatto ambientale. Citavo oggi durante il convegno il progetto del biometano. L'obiettivo è quello di andare a costruire dei impianti biometano che di fatto andrebbero a cubare l'energia che serve oggi agli stabilimenti Granarolo in giro per l'Italia e di conseguenza poi aiuta di fatto l'allevatore a gestire le deiezioni. Dal digestato poi, che è un ammendante organico naturale, viene poi riversato nei terreni, interrato secondo le migliori tecnologie e quindi di conseguenza si avrà un risparmio per il mancato acquisto dei concimi chimici e dall'altra parte ci sarà anche un guadagno perché il liquame è un potere metanigeno e quindi in base all'energia che viene prodotta gli verrà riconosciuto un quid, insomma, appunto per l'energia. È un esempio di economia circolare, perfetto. Più circolare di così, insomma, questo per dire che anche il nostro settore appunto rispetto ad altri settori è quello che riesce a chiudere il ciclo, perché di fatto gli animali si alimentano di foraggio che nasce dai campi che viene concimato con le deiezioni degli animali, quindi elementarmente parlando proprio un ciclo naturale. È un tema anche culturale perché spesso assistiamo a delle parte dell'opinione pubblica, come dicevo prima, che non hanno competenze in campo agronomico o zootecnico, che, diciamo così, spinti da sensazioni vanno a demonizzare il nostro settore, ma di fatto poi alla base mancano dei dati scientifici e tecnici, cosa che noi invece studiamo quotidianamente.